siccome ho assistito ai comizi sia di ieri sera sia di sabato sera, volevo ricordare al caro Giuseppe Pitta, che con me deve fare poco lo splendido. Ieri sera abbiamo ascoltato prima, dicevo, il comizio di Pitta e poi quello del nostro ex sindaco, il quale, devo essere sincero, ha fatto uno di quei tanti comizi a cui io ero abituato. Niente più, niente meno di quei comizi che ci aveva abituato a fare quando lui era sindaco. Ma il problema è questo, quello che mi sono chiesto è questo: ma se continua a fare i comizi al posto di chi dovrebbe fare i comizi da sindaco in qualità di sindaco, ma perché 2 o 3 mesi fa si è dimesso per andare a fare poi il consigliere regionale? Ha fatto un excursus che io ho condiviso, abbiamo fatto insieme il PUC che mancava qui dal 1974, attenzione, l'abbiamo fatto insieme, l'abbiamo fatto noi consiglio comunale, così come noi eravamo in giunta a deliberare sugli atti che andavano fatti collegialmente. Troppo spesso è risuonata in questa piazza la parola io, sia quando siamo in una dittatura o in una monarchia. Viva Dio, siamo ancora in Repubblica e qui diciamo noi abbiamo fatto. Come nasce 6 anni fa la coalizione Piazza Pulita? Nasce con uno spirito, a quel tempo andava considerata quella cosa, con uno spirito di provare a innovare, di provare a modificare una classe dirigente che era arrivata verosimilmente al capolinea, per cui unendo le forze intorno alla figura di Antonio Tutolo si è riusciti a mettere su quella coalizione di liste civiche che abbiamo chiamato Piazza Pulita, per dare proprio il senso della rottura con il passato. Oggi sento ancora qualcuno che qua in questa piazza continua ad insistere e a dire Piazza Pulita, Piazza Pulita, Piazza Pulita. Ma mi domando, Piazza Pulita da chi? Piazza Pulita da noi che abbiamo amministrato per 6 anni? Ha ancora senso continuare a dire Piazza Pulita? Ha ancora senso guardare agli anni pregressi? Non sarebbe il caso invece di iniziare a guardare al futuro, a quello che vogliamo realizzare in questa città? Basta con quegli scontri di cui oramai non se ne può più, sempre il passato, sempre l'uno contro l'altro, cerchiamo di rasserenare gli animi, cerchiamo di procedere per obiettivi, cerchiamo di spiegare quella che è la visione della città, cerchiamo di far capire alla gente quello che di buono vogliamo realizzare in questa città. Una cosa che ovviamente per me è inconcepibile, vedo, ieri è stata una dimostrazione simbolica, il candidato sindaco, che come dicevo non è Tutolo, è Pitta, essere ogni volta, come dire, attento a che certe cose possano essere dette e certe cose invece non si possono dire. Non mi sembra, anche considerando quello che ha detto ieri, una persona scevra da condizionamenti. Diciamo che in un certo qual modo risponde direttamente della longa manus dell'ex sindaco, diciamo che a mio modo di vedere non ha autonomia e forse non ha neanche le competenze e l'esperienza per poter amministrare una città come questa,
che si trova veramente in una situazione di grave, grave, grave crisi anche finanziaria, oltre che sociale. Bene, io proprio per risolvere questa crisi, proprio per risolvere queste problematiche, ho in animo di nominare un gruppo che coadiuverà con il sottoscritto sindaco di esperti, di gente competente, di gente a cui affidare una delega specifica in base alle proprie competenze e soprattutto di iniziare veramente a delegare. È giusto responsabilizzare tutti i collaboratori, è giusto procedere per obiettivi, è giusto evitare che prevalga quell'io, come dicevo prima, rispetto a noi. E intendo utilizzare, o meglio, diciamo servirmi, lasciatemi passare il termine, delle capacità di persone competenti e, a differenza di quello che è stato, intendo anche subito nominare la figura del vice sindaco, perché è giusto che da subito ci sia qualcuno a cui delegare una parte delle responsabilità che altrimenti graverebbero tutte esclusivamente sulle spalle del sindaco. Comizio ieri di Pitta ha iniziato parlando dei 13 ettari, mi ha definito Robin Hood al contrario, amico dei palazzinari, colui che vuole togliere ai poveri per dare ai ricchi. Bene, io volevo far notare a Pitta che quel progetto dei 13 ettari su via Biccari, per quel progetto è stata fatta una manifestazione di interesse. Ebbene, sapete in 6 anni quante domande di persone disponibili ad andare ad abitare in un quartiere che non esiste, che potrebbe essere definito un quartiere ghetto, poiché è lontano dalla città 4-5 chilometri, tutto da infrastrutturare? Ebbene, in 6 anni è arrivata una sola domanda. È mai possibile ipotizzare di creare un quartiere fuori dalla cinta muraria a 4 chilometri con una sola richiesta in un momento storico in cui purtroppo anche le case del centro faticano ad essere vendute? E allora bisognerebbe avere, caro Pitta, l'onestà intellettuale di dire che quel progetto dei 13 ettari è un progetto che a questo punto non tiene più. Quindi bisogna dire alla gente: bene, quella cubatura che avevo pensato di inserire su quei 13 ettari la tolgo da lì e la utilizzo in altre parti della città che dal piano urbanistico generale sono state penalizzate. Attenzione, è sbagliato far passare l'idea le vuole mettere su via Foggia piuttosto che su via Troia, piuttosto che da un'altra parte, perché chissà che interessi può avere. Io non dispongo di nessun, non ho nessun tipo di interesse, non dispongo di beni immobiliari, di terreni in quella zona, quindi non faccio accordi con nessuno. Io ho detto che quella cubatura va rispalmata laddove, in quelle zone della città che sono state penalizzate dal piano urbanistico generale. Ho sentito farneticare pure circa il comitato della 167. Il buon Pitta si è permesso di dire che il comitato della 167 adesso fa politica. Non è più un comitato di persone che raccoglie istanze di una comunità, di un quartiere, che è quello più popoloso di Lucera, quello della 167, e che tenta, come dire, di cercare di individuare delle soluzioni che vadano a beneficio di quel quartiere, ma anche indirettamente a beneficio della città. Ebbene, caro Pitta, io ritengo di dover dire per onestà intellettuale che il comitato della 167 rappresenta le istanze della gente di quel territorio. Più di una volta c'è stato un confronto, più di una volta si è tentato di addivenire a delle soluzioni transattive che ad oggi non sono state individuate, ma è giusto rispettare l'operato di chi si prodiga affinché quel quartiere possa migliorare. Non ci dimentichiamo che
Tramite il comitato una buona parte dei cittadini di quella zona ha intentato un giudizio che in primo grado si è concluso anche favorevolmente, per cui io ritengo che a quel comitato, ripeto, che è l'interfaccia con una popolazione, vada dato ascolto, vada tenuto nella giusta considerazione e vadano affrontate e cercate di risolvere quelle problematiche che il comitato sta sollevando. Ieri l'altro invece su questo palco c'era l'altro competitor, il buon Pino De Sabato, e prima di lui Bonavitacola, prima ancora Mario Alfonso Foglieri, che si sono divertiti a parlare del dissesto. Ebbene, io voglio dire al dottor De Sabato che prima di parlare di dissesto e di parlare di delibera della Corte dei Conti, dovrebbe sapere che la Corte dei Conti non fa una delibera, ma fa una sentenza, che una cosa è un atto amministrativo, atto è una sentenza giudiziaria. Non ha ben chiara neanche quella che è la differenza tra gli atti. Aggiungo, parla di delibera della Corte dei Conti che ha dichiarato il dissesto. È la sentenza della Corte dei Conti che non ha dichiarato il dissesto, perché il dissesto, gli vorrei far presente, che l'ha dichiarato con un atto amministrativo, vale a dire con una delibera di Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, non la Corte dei Conti. E se, come ha detto, dovesse pubblicare le motivazioni che hanno portato a quel dissesto, si renderebbe ben conto che il sottoscritto con la precedente amministrazione ha visto una sentenza emessa dalla Corte dei Conti nella quale è espressamente stabilito che le motivazioni per cui è stato dichiarato il dissesto non sono quelle che dicono loro, ossia non è vero che questa città è andata in dissesto per colpa dei debiti provocati da questa amministrazione. La città è andata in dissesto perché nel 2014, quindi ben 6 anni fa, la massa passiva era pari a 25 milioni di euro. Di questi 25 milioni di euro, nel corso dei 6 anni, la nostra amministrazione ha pagato ben 16 milioni di euro, ma di questo la Corte dei Conti non ne ha tenuto conto. Quindi ecco perché è una sentenza che io non condivido. Le sentenze poi si rispettano, ma consentitemi quantomeno di non condividerla. Hanno parlato di concessionario della riscossione, ma sapete che nel 2014, quando ci siamo insediati, non c'era il concessionario della riscossione. Si mettevano in bilancio delle somme legate alla lotta dell'evasione, ma non si era mai nominato il concessionario della riscossione. Noi abbiamo nominato il concessionario della riscossione per la prima volta. Noi abbiamo nominato il concessionario della riscossione. Abbiamo parlato di responsabilità, individuazione di responsabilità, hanno parlato di responsabilità finanziarie e di responsabilità penali da attribuire agli amministratori. Ebbene, facesse la Corte dei Conti le dovute indagini, si andasse a verificare chi realmente ha creato quei debiti, si andasse a verificare di chi sono le responsabilità, perché non è possibile imputare responsabilità a chi quei debiti li ha pagati e non creati, come qualcuno vorrebbe far intendere. Bene, io però a questo punto vorrei introdurre qualche punto del programma perché mi sembra giusto parlarne. È il caso, per esempio, che questa amministrazione prosegua sulla strada di tentare di creare sviluppo economico e di tentare di creare sviluppo dei livelli occupazionali. Noi nel regolamento IMU
o meglio nel regolamento legato ai tributi locali, abbiamo previsto per dare possibilità di creare sviluppo agevolazioni e decontribuzione per le imprese che intendono investire su questo territorio. Abbiamo previsto per esempio che chiunque apra un'attività produttiva qui a Lucera potrà godere, assumendo 3 persone, dello sgravio, non pagherà praticamente la Tari per tutto il periodo in cui mantiene questi livelli occupazionali. Abbiamo stabilito che i giovani da 18 a 28 anni che verranno ad investire su questo territorio avranno agevolazione decennale, non pagheranno la Tari per almeno 10 anni. Abbiamo inserito, personalmente l'ho fatta io questa battaglia, abbiamo chiesto alla Regione Puglia di far sì che la nostra zona ASI diventasse zona economica speciale. Sapete cos'è una zona economica speciale? La zona economica speciale è una zona che godrà di finanziamenti regionali ben specifici ed è una zona che avrà, laddove si vada ad investire in ASI, uno sgravio contributivo, quindi non si pagheranno per almeno 3 anni i contributi all'INPS, i contributi previdenziali, così come non ci saranno da pagare le imposte sulle attività produttive, la cosiddetta INAP. Pensiamo anche giusto, per dare possibilità anche ai giovani professionisti di iniziare a lavorare maggiormente su questo territorio, di rendere quel bando che dà la possibilità all'ente di, come dire, far sì che tutti i servizi legali siano svolti da un unico studio che abbia determinati requisiti, che vi posso garantire sono requisiti particolarmente stringenti, che prevedono un volume d'affari molto elevato. Noi andremo a modificare quel bando e cercheremo di dare possibilità anche a tanti professionisti del posto di potervi partecipare e di poter prestare la propria opera per il comune di Lucera. Un'altra cosa che mi sento di dire, che abbiamo inserito nel programma: diremo no a nuove discariche, questo territorio non ne ha più bisogno. Diremo no a tutti quegli impianti produttivi che hanno un elevato impatto ambientale. Tenteremo anche, perché le criticità sono sotto gli occhi di tutti, di modificare, di rendere più efficiente il servizio di raccolta differenziata. Troppo spesso vediamo in giro cumuli di immondizia, buste lasciate nei terreni agricoli, e quindi ritengo sia giusto, oltre che a sensibilizzare i ragazzi dalle scuole per fare un corretto smaltimento dei rifiuti, tentare anche di mettere, e lo stiamo facendo, telecamere nei punti sensibili della città e di creare con i vigili urbani un nucleo specializzato che vigili, che giri e che sanzioni chi invece la raccolta dei rifiuti non la fa in maniera corretta. Io, prima di passare la parola a Raffaele Piemontese, voglio fare anche un'altra considerazione. In questi giorni abbiamo sentito che bisogna votare un candidato locale o dei candidati locali perché è necessario andare a Bari a sbattere i pugni sul tavolo o a dare qualche schiaffone a qualcuno per fargli correggere la direzione.
Bene, consentitemi, io non sono su questa lunghezza d'onda, non sono concorde con questa cosa. Io ritengo che quando la politica fa bene il suo mestiere non è indispensabile andare là ad alzare la voce, a battere i pugni, ma occorre semplicemente prepararsi bene, avanzare delle istanze specifiche, documentarle bene, fare delle proposte e lasciare che poi la buona politica faccia la sua strada. Io voglio ringraziare Raffaele Piemontese, che in tutti questi anni che ci conosciamo si è reso sempre disponibile ad operare per questo territorio. Voglio ricordare che il nostro ospedale è passato dalla competenza del Maselli Mascia di San Severo all'ospedale Riuniti di Foggia, non grazie ai pugni sbattuti sui tavoli da qualcuno, ma grazie a una delibera di giunta regionale di cui Raffaele Piemontese si è fatto parte attiva, Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Fatemi aggiungere che quella magnifica stagione che stiamo vivendo all'anfiteatro, quella rassegna culturale dell'anfiteatro, è stata finanziata per il tramite del Teatro Pubblico Pugliese, e qui voglio ringraziare anche il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Peppino D'Urso, dalla Regione Puglia, che ci ha messo 65.000 euro, e non certo da chi è andato a imporre che certe cose si facessero su questo territorio. Ma grazie a Dio, viva Dio, grazie alla bellezza dei nostri monumenti, siamo riusciti ad intercettare anche quei finanziamenti. E poi, sempre la Regione Puglia ha dato la possibilità a questo territorio di migliorare ed efficientare tutti gli impianti sportivi di questa città. E parlo dei campi sportivi dell'Opera San Giuseppe, dei campi sportivi di Santa Maria delle Grazie, dei campi sportivi del Verde Vivo, parlo di Casanova, potrei aggiungerne altri, ma mi piace chiudere anche pensando che anche il nostro Cineteatro dell'Opera San Giuseppe è stato finanziato grazie all'intervento della Regione Puglia e in particolar modo dell'assessore Raffaele Piemontese. A breve, l'altro nostro grande monumento, il castello, godrà finalmente di cospicui finanziamenti, 11 milioni di euro che arriveranno nei prossimi mesi, quindi che dovrà in un certo qual modo amministrare la prossima giunta, la prossima amministrazione. È bene che su questi finanziamenti si vigili, si controlli, si avvino quanto prima le procedure affinché i lavori possano iniziare. Io credo che grazie anche a quei finanziamenti si riuscirà finalmente a far rivivere Viale Castello, che forse con troppa superficialità, prima che si chiudesse questa amministrazione, è stata smantellata e oggi si trova in quella condizione. Però voglio dare una garanzia. Abbiamo parlato in regione, verosimilmente con i primi soldi che arriveranno per i finanziamenti della fortezza riusciremo prima a rendere accessibile quel viale che porta alla fortezza. Bene, io a questo punto ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al mio amico assessore Raffaele Piemontese.